Buongiorno ragazzi, oggi vedrete. Uno avrebbe già skippato il video. Perché? Cosa devo dire? Sei molle, sii più allegro. Rifacciamola, però questa la lasci, che rifacciamo. Va bene. Tira giù, fare. Buenas dias! Ok, siamo qua. La pettorina qua. Perdiamo pezzi. Daily vlog, dalla mia parte, dal mio point of view, però stavolta. E di questa giornata di riprese a Lubiana con The Show. Andiamo a fare una visita guidata al castello di Lubiana, castello di Lubiana costruito nel XVI secolo avanti di Cristo dal conte Porminoni. No, che fai del prerare? Cos'è sta roba? Ma tua? Sì, me li porto sempre in giro. E per contrastare l'avanzata dei Curzi. Curzi, popolo molto propomporoso che cercò di conquistare l'intera Vallanza. Questo è l'emblema delle mie giornate di riprese, ovvero l'uomo strano col cappello, occhialuto e molto strano, che spinge uno in piedi a rotelle, che finge di avere degli spasmi mentre camminiamo per spaventare le persone. E quindi sì, questo è quello che faccio in sostanza. Praticamente abbiamo pagato un solo biglietto, perché io con un accompagnatore siamo gratis. Siamo arrivati in cima al castello ed è veramente bellissimo, è un ambiente fantastico. Faccio qua una carrellata del posto. Figata allucinante, che figata! Ah, ci abbiamo detto dove c'era la stazione, dove siamo arrivati, ok? E tutto il giro siamo arrivati fino a qua. Ragazzi, stavamo giusto immaginando che questo, praticamente il meccanismo è il binario e questo sporge così, si attacca sopra. Se questo si stacca va puff, puff, e andiamo giù velocissimi, figata. Saltiamo per vedere. Volevo fare una ripresa anche dalla funicolare, che sarà la prossima cosa che porteranno in Italia. M6 sarà. Sì, ma non ci sono pendenze a Milano. Vabbè, per salire dove? Sul castello sforzesco. Ma te lo stai inventando? Sì. Che mente fervida che hai. Ti vedo bene come sindaco. 2016 potresti capire. Comunque un sindaco migliore degli ultimi 5 sindaci di Milano. Mi godo la bellissima visuale di Lubiana Centro davanti al mio sundae al caramello. Tra l'altro la genialità, perché cosa abbiamo fatto? Siamo andati al Mac, abbiamo preso le cose e dopo, visto che non c'era posto, siamo tornati qua al Duckwerk dove fa caldo e nonostante io abbia già iniziato a mangiare il mio sundae, adesso mi sto prendendo una margherita e adesso mi mangerò la margherita con il sundae. Al posto della mozzarella ci piazzo sopra questo. Mentre eravamo qui al nostro bar Backwork di fiducia, abbiamo deciso di fare altri due video per il canale di Show, altri due candid che ci sono venuti in mente così, d'amblè. E nel frattempo abbiamo testato la passione di Alessio per i cani. Infatti c'è una ragazza con un cagnolino troppo bello, ve lo faccio vedere. So cute. Guardate che bello. Allora ragazzi, le abbiamo passate proprio tutte. Ci ha anche fermati la polizia che senza il mio aiuto di inglese qua chissà cosa avrebbero capito. Avevo parlato col poliziotto, gli avevano dato i documenti e tutto. In pratica questi poliziotti ci hanno chiesto i documenti e erano poliziotti? No, sì. No, erano macellai. Che ne so io. Macellai, qui c'è un corpo di macellai che tiene, diciamo, l'ordine della città. Si chiamano i famosi macellai di Lubiana, anche conosciuti come macellai antisommossi. Va bene, erano dei farmacisti e ci hanno chiesto i documenti e poi gli ho chiesto everything ok, loro sì, tutto a posto, quindi basta, siamo andati, abbiamo continuato a fare le riprese. Quando bisogna uscire non troviamo mai qualcosa, ragazzi. No, non è. Che in questo caso è la cartina. Non da fumare, dillo. La cartina di Lubiana. Possiamo andare a mangiare anche. Ragazzi, abbiamo girato la challenge sul nostro, per il nostro secondo canale. Quindi siamo a quota 4 video girati qui a Lubiana. E tra poco saremo a quota 5. Super produttivi. E tra poco 6. E ora andiamo finalmente a mangiare un ristorante buonissimo controllato su Treba Valdar. Allora ragazzi, userò questa candela come fonte di illuminazione principale per narrarvi che... Chissà dove hai preso questa idea, para. Crediti ad Alessandro Tenace. Per narrarvi che eravamo andati in un altro ristorante prima di questo e c'era un menù che costava tipo due primi, due secondi e due contorni. Alessandro era già tutto casato perché sì, bellissimo questo ristorante, il primo su TripAdvisor, una figata, e io invece non vedevo l'ora che ci cacciassero fuori, culo vuole
che la cameriera ci fa: guardate ragazzi, abbiamo finito il cibo e non possiamo più servirvi. E allora siamo arrivati in questo ristorante fantastico che ha di tutto, un menù di 7 pagine, carne, pesce, pasta. Certo, un menù di 7 pagine e para cosa prende? La pasta al sugo e il tacchino praticamente. Non ho preso la pasta al sugo, voglio dire, quindi... ho preso pasta, panna e prosciutto, intanto, intanto. Poi una fettina di tacchino e un'insalata verde per rimanere healthy, cioè, stay healthy. Allora, lui vuole un menù di 7 pagine per prendere i piatti più banali. Cioè, come andare, posso dire la mia? Come andare nella birreria figa di, che ne so, di Berlino, di Dublino, che fa tanto la birra Dublino, birra artigianale così, e mi fai una nastro azzurro. Cioè, così. Ragazzi, ci hanno offerto, mamma mia, un sidro, dai, della mela. Un sidro della casa. Un assaggio anch'io. In esclusiva per il canale del Para. Live reaction di Alessio. Solo che a me, tutto, no, solo che a me l'alcol non mi piace davvero. Cioè, è forte, poi l'alcol forte è meglio. Questo qua penso che a nessuno piaccia, perché cioè, è come bere alcol etilico. Solo per voi, ragazzi. Mi sa che vomiterò tutto dopo. Vai, vai. No, è possibile. Mamma che alito. Strong. Ma tutto devo buttarlo giù. Oh, ma ti sale subito poi. No, no, no. Dai. Ci sto un secondo perché mi devo vomitare. No, veramente. Beh ragazzi, in sostanza abbiamo finito di mangiare, siamo gli ultimi all'interno del ristorante. Come potete vedere c'è solo il fuoco. Infatti, poi c'è un lascio al fuoco. Ah, ma loro non lo sanno che è un bambino? No. I tuoi iscritti? No, vabbè, io lo dico in anteprima. Io ragazzi ho un figlio, si chiama Cosimo. Ormai ha un anno e 7 mesi. Sono molto fiero di essere papà. Sono un papà madre. Cioè, nel senso, perché mia moglie ha partorito e poi è morto, poverino. Questo magari non è bello da raccontare dentro un vlog. E niente, però dai, oh, siamo qui a divertirci. Ah, messo è da mia mamma il bambino, noi che siamo qui a lavorare. Non pensiamoci. E lui è il padre. No, ragazzi, sto coso mi ha stroncato, ma cioè era tipo succo di mela con alcol etilico. Era però ce l'hanno offerto, cioè voi non avete detto no, ho detto mi sono sentito dovere di bere, che su tutti e tre rifiutavamo. Sai cos'era, benzina? Era una merda. Bevilo per favore. No. Ok ragazzi, è il giorno successivo, ce ne stiamo andando dalla nostra casetta che vi mostrerò rapidamente. Qua c'era l'angolo letto di Alessio. Cucina, Alessio, TV che non abbiamo mai guardato, carta igienica importantissima. Cucina lercia come poche. Spegniamo le luci e ce ne andiamo da questa casa che non ci mancherà per niente. Questo qua era il bagno, vedete là in fondo c'è la doccia, il lavandino minuscolo, questa è la mia mano, questo è il lavandino e il cesso, l'angolo cesso. Beh, usciamo. Hai detto una stupidata, quello non era il lavandino. Cos'era? Era il bidet lavandino. Cosa facevamo? Ci pulivamo, appunto, usavamo il lavandino come bidet. Usavamo il lavandino della cucina come lavandino del bagno, per lavarci i denti, lavarci le mani. È molto, molto bello. E con questo io vi dico anche che il daily vlog è finito. Ditemi se volete vederne più spesso, magari sul canale come video secondario della settimana, o con chi, magari quando vado in giro con loro, se volete vedere, che ne so, il backstage delle Street Magic, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, lasciate 5.000 mi piace per questo daily qualcosa vlog cosa. Ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video. Ciao.